Vado a fare la spesa. Ecco qua, il famoso E120. Eccolo qui. Eccolo qua. Colorante 120, è un liter. Questa è una vodka, E102 e 124. E 124 anche qui, colorante. Se vi offrissero una bibita con la cocciniglia, la lo berreste? Io no. No. Sono convinta che molti di voi sapranno che cos'è esattamente la cocciniglia, ma per chi invece non sa che cos'è la cocciniglia, chi è la cocciniglia? Beh, ecco, ve lo dico adesso io. Quante volte avete offerto una caramella squisita a qualche bambino, un nipote, un figlio? O quanti di voi ha dato una bibita per fare un aperitivo, di quelle bibite rosse, non facciamo pubblicità, non diciamo marche, e per fare appunto un aperitivo con gli amici? Beh, ecco, forse non sanno che chi ha offerto questa bibita in realtà ha offerto una bibita alla cocciniglia, cioè una bibita con dentro dei parassiti. E qualcuno avrà anche bevuto una bella bevanda con dentro i parassiti o mangiato una caramella con dentro i parassiti. Ci fanno mangiare cose senza che noi sappiamo esattamente di cosa si tratta. Veniamo al dunque. Dunque, io devo per forza scrivermi le cose perché altrimenti, come ho già detto in qualche video precedente, la memoria non è partita. E nella cocciniglia. La cocciniglia è un parassita. Viene usato molto spesso come colorante in alcune bevande, in alcune caramelle, ma non solo. La cocciniglia è un colorante naturale. Sì, è un colorante naturale, adesso questo lo dico io. Molte persone dicono, vabbè, ma un colorante naturale, come se questi coloranti naturali o prodotti naturali debbano venire per forza dalle piante. No, purtroppo non è così. Molti coloranti, vedremo anche nei video successivi, vengono da animali e da scarti di animali. Comunque, ritorniamo a noi, ritorniamo alla nostra cocciniglia. E si ricava dal corpo essiccato di alcuni insetti. Si chiama il Coccus cacti, che brutta parola, vabbè, che si nutrono della linfa delle piante. Questo colorante rosso è detto anche carminio, è presente soltanto nelle femmine e raggiunge la massima concentrazione in quelle gravide. Questi insetti vengono allevati naturalmente sulle pale dei fichi d'India e le femmine vengono raccolte staccandole con della lamina metallica poco prima della deposizione delle uova e successivamente essiccate. Praticamente queste povere bestiole vengono prese gravide e fatte morire con all'interno i loro figli. Successivamente, quando sono belle essiccate, belle stecchite, vengono prese, macinate, tritate, trattate poi con acqua calda per estrarre l'acido carminico. In sintesi, tutti questi prodotti rossi o rosa o arancione contengono non tutti i prodotti, fortunatamente, ecco, non tutti, quindi imparate a leggere dietro le etichette, e quindi non tutti contengono fortunatamente la cocciniglia, questo appunto parassita delle piante. E se prendete un prodotto non c'è scritto che c'è la presenza della cocciniglia, no, ma viene denominato come colorante E120 e 124. E purtroppo niente ragazzi, qualsiasi cosa che è rosso potrebbe contenere la cocciniglia.
soltanto le caramelle, delle bevande, gli amari, yogurt, la cosmesi. La cosmesi? Che schifo! Anche nei tessuti. Oddio. E sapete qual è il bello? È che non ancora sanno se questa cocciniglia può essere nociva per l'uomo. E124, rosso cocciniglia A, è contraindicato per i bambini come le 120 che si trova nei dolci e nelle caramelle. E120, cocciniglia, è sconsigliato ai bambini, si trova in marzapane e gelatine. I possibili rischi di un eccessivo consumo sono iperattività, asma, orticaria e insonnia. Non è inoltre ancora stata esclusa la sua potenziale cancerogenicità. A cosa servono i coloranti? Fondamentalmente non servono a nulla. Va bene, e alla prossima. Thank you.